prendiamo insieme l'album dei ricordi, dei vostri ricordi. Anzitutto con un volto e un sorriso di una signora molto elegante, dai tratti davvero angelici come già anni fa molti lo hanno l'hanno ricordata e presentata, Gabriella Farinon. Grazie, buongiorno, grazie dell'invito. Ma siamo molto lieti davvero di essere con lei, annunciatrice televisiva, storica davvero, ma anche presentatrice del Festival di Sanremo, dove è stata sul palco per ben tre volte. Tre volte, sì sì, ho un primato. Un primato, eh? Se così si può chiamare, un primato di Sanremo, dei Sanremo però un po' particolari erano i miei, perché? Perché? Perché guardi, 69 era pieno 68, quindi proprio certo. Contestazione generale, e c'era il controfestival con Dario Fo e Franca Rame, quindi importante anche. Sì, 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 ma questo era. Però eravamo presidiati, quindi, perché fuori c'era tutto un 68, quindi le contestazioni. Non c'era quella serenità, non quella c'era quella di serenità, oggi. No, di poter fare. Poi 73 e 74 invece sono stati anni in cui in televisione la canzonetta era troppo frivola e quindi andava tutto centellinato, due sere sulla radio che ho presentato da sola, e la terza sera invece con Mike Buongiorno. Però sempre 26 milioni di telespettatori, però, nonostante questo, quindi no, sono state esperienze molto lontane ma importanti. Come è nata la sua carriera? Io so che Gabriella Farinon pensava al suo futuro in un modo completamente diverso, perché lei è vero che voleva fare l'impiegata? Io avevo fatto sì anche un non avendo accenti, cioè il mio padre è militare, quindi abbiamo girato molto. Lei è originaria di Treviso? Sono Opitergina, Oderzo, sono nata a Oderzo, provincia di Treviso, ecco, ed è una città bellissima, bellissima, non perché ci sono nata, ma è veramente vale la pena un passeggiata a Treviso e a Oderzo in particolare. Ecco, poi i miei parenti sono vicentini, però insomma papà militare, poi c'era, io sono nata durante la guerra, quindi papà era fuori a fare il militare e noi stavamo dalla nonna nel Veneto, poi dopo abbiamo girato molto, quindi tutto questo mi ha permesso di non avere inflessioni dialettali, quindi avevo fatto anche un provino ai telefoni ed ero stata presa contemporaneamente, perché ci eravamo nel frattempo trasferiti a Roma. Però stando a Piazza Navona la settimana Incom mi vide e mi chiese di fare un provino. È vero che l'hanno notata proprio per sì, strada? Mentre a Piazza Navona, mentre guardavo le bancarelle con dei miei zii che erano venuti a trovarci. E quindi abbiamo una prima foto da raccontare insieme del suo album di famiglia. La mia mamma, il mio papà, la mia mamma che è mancata l'anno scorso a 101 anni. 101 anni. Sì, il papà è mancato molto prima, io sono quella dietro con la camicia bianca e la mia sorellina Luisa. Già sorridente, già con il sorriso. Sì. Come siete finiti a Roma? Papà è stato trasferito a Roma e quindi ha finito la sua carriera da militare a Roma e ci siamo rimaste. Ecco. Quei primi tempi, riguardando anche la televisione di allora, era molto diversa e non è un luogo comune, perché si aveva un pochino la sensazione di essere una realtà così viva, agli albori, che davvero parlava al cuore delle persone. Beh, guardi, intanto io avevo iniziato con la pubblicità e con il cinema, poi feci una domanda per fare un provino per degli sceneggiati televisivi. Mentre facevo questo provino mi chiesero: sta nascendo il secondo canale, lei ha un viso che ci piace, farebbe l'annunciatrice? Non le dico la gioia dei miei, che essendo veneti vedevano già la figlia in mezzo a questo mondo del cinema, una cosa drammatica, e accettai. Ed è vero che il primo annuncio del secondo canale, il primo volto che videro fu proprio il suo? Beh,
Sì, abbia cercato ed io, ecco, fummo poi e Rosanna Baudetti, perché ci fu un'assunzione, però avevo già incominciato ad annunciare sul primo canale, perché poi insomma entrai e nel frattempo facevano le prove per il secondo, perché insomma nasceva un nuovo canale con delle esigenze ben precise, però insomma noi che eravamo collaudati, diciamo. Che atmosfera c'era in quegli anni? Beh, familiare. Molto familiare. Molto familiare, perché si viveva tutti a Via Teulada, e poi mentre facevano, preparavano lo studio annunciatrici, noi dovevamo fare gli annunci dove leggevano il telegiornale, ed eravamo vittime degli scherzi di tutti i vecchi annunciatori, quindi... Noi abbiamo preparato alcune immagini che riguardano proprio qui è quando proprio ero appena entrata in Rai, ecco, e mi chiesero di fare un servizio fotografico sulle nuove annunciatrici, e così. Bellissima, ieri come oggi, mi permetto. No, Gabriella, vabbè. veramente è giusto accettare gli anni che passano, ma con grande eleganza. Beh, queste sono invece... sempre del periodo, ecco, questa era una trasmissione che facevo per la Rai girando l'Italia, infatti ha un costume tirolese questa, perché toccavamo tutti i punti da dove partivano le trasmissioni, dove eravamo collegati con gli impianti televisivi. Quindi per raccontare anche il territorio. Il territorio, sì. Andare direttamente ad uscire anche un po' dalla capitale, dagli studi. Esperienze importanti, sì. Delle immagini che abbiamo preparato sono quelle di un Festival di Sanremo in particolare, e sfido anche voi a ricordarle, sono sicuro di sì. Correva l'anno 1969, a presentare sul palco c'era proprio Gabriella Farinon insieme anche al presentatore Nuccio Costa, e vinse quell'anno questa canzone. Prendi questa mano, Zingara, dimmi pure che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, Zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambiassi parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. E sicuramente tutti lo hanno ricordato, ma penso anche che questa canzone per lei abbia un sottofondo, un significato speciale. Bobby Solo e Iva Zanicchi, Iva che era così, forse più esteriormente emotiva, quindi, però con quella voce fantastica, è un ricordo bellissimo. E quel festival come andò? Come andò? Le dicevo, c'era contestazione, andò fino alla fine, non eravamo sicuri di arrivare in fondo. C'era anche quest'ansia, cioè non solo l'emozione no, di parlare a milioni di persone, ma anche... la contestazione era una contestazione drammatica, è stata, certo. E quindi era iniziata a fine 68, lì eravamo a febbraio, gennaio, fine gennaio 69, quindi era proprio... Lei non era nato, però le assicuro che certo. Giravamo scortati, insomma, perché non c'era proprio molta rabbia, molta... Grazie a Dio passano gli quello anni. Quello che succede un po' adesso, però tutto attutito. Ecco, eravamo in piena confusione. I ricordi invece più belli della sua, di famiglia, quella che abbiamo visto in quella foto, dove c'era questo volto che da dietro faceva un sorriso grande così. Quali sono? Beh, io ho avuto dei genitori abbastanza severi. No, papà era più morbido. Poi papà amava molto andare a caccia, quindi lui si ricavava i suoi spazi, e quindi
Mamma era piuttosto severa, rigorosa, pretendeva che noi fossimo delle ragazzine educate. Diciamo che poi mia sorella è nata 7 anni, 8 dopo di me, quindi era la cocca di casa. Io, poverina, la massacravo un po'. Sì, eh? Beh, perché essendo stata figlia unica per tanti certo, anni. Sì. Era abituata così. Sì. E quali invece sono stati i momenti più duri, più difficili da affrontare? Ma io devo dire che facendo un bilancio della mia vita è sempre stata positiva, perché in fondo ho fatto un lavoro che mi è piaciuto, a un certo punto l'ho lasciato, perché io sono stata fissa in Rai dal 61 al 68, poi ho lasciato il lavoro fisso, ho continuato a collaborare, però ho fatto delle esperienze teatrali e ho fatto delle cose che desideravo fare, ecco, quindi diciamo... C'è stato molto in quegli anni, abbiamo ricordato un festival, ci sono state altre due edizioni nel 73 e nel 74. Sì, poi c'era il disco per l'estate. Poi c'erano trasmissioni anche più serie e più importanti, e quindi quelle che mi hanno un po' formata, perché c'era Cordialmente, Controfatica, quello dove ci si collegava veramente con realtà diverse, che erano, so, i minatori, certo. Un giro d'Italia tra la gente che, insomma, era un'Italia che stava crescendo. Ecco, che Italia era quella? Era un'Italia che stava crescendo, che però con degli entusiasmi, ma anche con fatica, perché la televisione aveva avuto il pregio di unire il nord al sud, di cancellare un po', perché la gente non si capiva, perché con i dialetti e quindi con il lavoro di Manzi, davvero quella di unificare. Sì, quello è stato un lavoro straordinario, quello di insegnare a molte persone a leggere e a scrivere, ecco. Com'è stato lavorare con personaggi, penso a un disco per l'estate, come Mike Buongiorno? Beh, Mike è straordinario, un ricordo straordinario, perché lui ha sempre dato spazio alla persona che gli stava accanto. Ecco, pur essendo stato il primo personaggio di grande successo, però ha sempre considerato la persona che gli stava accanto e che poi noi non eravamo ballette, eravamo co-conduttrici. E lui è veramente molto generoso in questo senso. Rispettato questo ruolo. Sì, generoso, ecco. Tanta televisione, ma poi anche tanto cinema, non è vero? Sì, poi cinema. Io avevo iniziato col cinema, ho iniziato con Roger Vadim, poi ho fatto degli altri film, poi lasciata la televisione, ecco, qui c'è una foto dove ho fatto un film in Francia con Delon. Ah, ed era un Borsalino and Co. Ecco, un'esperienza che quella con... Ho visto anche un'altra foto sempre con Alain Delon, è una dedica. Questa è una dedica, e beh, a Delon non potevo, non potevo, eccola, non farmi questa, fare eh? La dedica. Ho visto l'originale. Sì, ho avuto due grandi debolezze, diciamo, e piacere. Quella di Delon e quella di Sir Simon Rattle, che è un grande direttore d'orchestra, che ha lavorato sempre con i Berliner, e quando venne a Roma io lo incontrai all'uscita di tutti i concertisti, e il direttore mi sono fermata e ho detto: mi faccia un autografo. È il minimo. Quello che chiedevano anche a me quando andavo. Ma adesso noi la rivediamo proprio al cinema, in una scena di un film, un film che vede le firme di Luigi Comencini, Monicelli, Nanni Loi, Ettore Scola e Luigi Magni del 1976. Signore e signori, buonanotte. Le immagini che abbiamo visto ci hanno chiaramente mostrato che il grave problema della città di Napoli è il problema dell'infanzia. Abbiamo qui in studio oggi a Studio 7 il professor Ludwig Joseph Smith, insigne studioso ed esperto in sociologia e problemi demografici dell'Università di California. Professor Smith, lei che cosa ne pensa di questo grave problema che abbiamo ora esaminato? Ecco, io ho nei miei studi fatto un scoperto. Tu conosci quel famoso libro, lei conosce, forse letto, I viaggi di Gulliver? Sì. Allora, questo si chiama Charles Swift.
Questo John Swift è stato un famoso anche studioso di sociologia e dei problemi del troppopopolazionamento, del troppa popolazione. E lui ha scritto qui un libro molto importante che io ho qui, dove esattamente capitolo 2 lui riporta un discorso che lui ha fatto nel 1629, pensa quanto tempo prima di io, lui ha fatto questo al Parlamento di Londra, il Parlamento inglese, e lui fa questi come dice in italiano? Proposta. Questa proposta. Professor Schmidt sembrava molto coinvolto, adesso sorride, ma lì era riuscita a restare seria. Sì, bisognava. Aspetti che ho una... Sono commossa, che ho un'allergia. No, non si preoccupi. Allora, ecco, risolto. Se lo ricorda proprio quando avete girato questa scena? 73 sarà stato? 1973. Però lei non mi faccio un test sulla memoria. Mai. Ma invece di quei momenti della adesso stanno uscendo delle pillole straordinarie, stanno facendo delle ricerche. Parlavo ieri sera con il grandissimo professor Maira, che ci ridaranno la memoria, quindi non si beccherà più. No, stanno facendo ricerche importanti sull'Alzheimer. E questo. Che sono serie, non era come il professor Schmitz che abbiamo visto prima, interpretato da Paolo Villaggio, no? Siamo sicuri. Però Paolo Villaggio non ne ha bisogno perché è molto vivo. Assolutamente.